Alberto dichiara: una sconfitta che ci sta e che non ci sta, per due motivi. Quella di non aver sfruttato le occasioni favorevoli. Nel secondo tempo è venuta questa piccola ingenuità a livello così difensivo, per un rimpallo fatto male è venuto fuori questo calcio di rigore inaspettato, unica occasione tra l'altro del Cesena mi pare fino a quel momento, l'hanno buttata dentro e praticamente lì la partita è stata un pochettino, è entrata un pochettino nel caos per quanto ci riguarda. Quindi comunque Alberto, anche nel primo tempo la Fiorentina sì, ha giocato bene, diciamo, sono due motivi, no, che ho detto prima, però anche in alcune occasioni abbiamo visto una Fiorentina un po' impreparata. Ma l'unica cosa che possiamo dire è che siamo stati impreparati a cercare di risolvere la partita nel momento opportuno. Quello là sì, non arrabbiato, ma logicamente non sono molto contento, perché abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Come risultato sono molto scontento. Come gioco però possiamo quasi dire che abbiamo fatto un passo in avanti in trasferta. L'ultimo tempo abbastanza bene, no? Sì, perché durante un'ora abbiamo giocato un bel calcio contro di loro, abbiamo creato 3-4 buone occasioni, invece loro hanno avuto un punizione nel primo tempo che abbiamo sbagliato marcatura e poi questo rigore durante i primi 60 minuti. Ma questo capita in calcio, quando una squadra fa un errore può essere sufficiente per perdere una partita.